Kate, l'ultima volta che ci siamo parlati ci raccontavi delle Olimpiadi che ti stavi apprestando a fare e ci dicevi ancora non ci credo. Adesso ci credi? Ma diciamo comunque continuo a crederlo a metà, perché è una cosa, come dico un po' a tutti che mi chiedono che emozione si prova, una cosa che non hai mai vissuto prima, quindi non hai diciamo una scheda salvata su come reagire con tutte le emozioni che ci sono, però sì, siamo davvero felicissimi di aver riuscito a prendere questa medaglia. Una medaglia storica per tutto il movimento italiano della pallavolo femminile, una medaglia storica ovviamente anche per te, perché è un trionfo nella competizione che tutti gli sportivi, no, vogliono affrontare. In questo senso hai sentito l'Olimpiade come qualcosa di irripetibile? Sì, diciamo che questa medaglia per noi dimostra un qualcosa di fisico per tutti i sacrifici, tutta la determinazione e comunque tutte le ore in palestra che abbiamo messo. È un qualcosa che un po' sottolinea il mio percorso, che comunque mi sono trasferita e con tantissima dedizione sia mia che dei miei genitori siamo riusciti comunque ad ottenere un bellissimo risultato secondo me. E sì, comunque la competizione un pochino la senti, noi l'abbiamo sentita un po' meno rispetto agli altri secondo me, perché eravamo comunque nell'hotel, che è stata l'altra scelta tecnica della nostra staff, però sì, comunque le emozioni di passare al villaggio almeno le due volte che l'abbiamo fatto sono incredibili, quindi sì, si sente. Ovviamente adesso un po' di riposo per te, anche perché oltre alle Olimpiadi viene una stagione lunga con la Savino del Bene, poi anche la VNL, quindi ti chiedo adesso che cosa farai, quali sono i tuoi progetti per ricaricare un po' l'energia. Sì, un po' di vacanze, me li prendo volentieri e io tornerò a casa mia che non ci sono stata da tanto tempo e poi vediamo, sicuramente mi riposerò molto bene, non vi preoccupate. Hai fatto anche visita alla squadra prima di partire per le vacanze, insomma hai voluto far vedere la tua medaglia anche alle tue compagne di squadra, hai avuto la possibilità di parlare anche con coach Stefano Antigà, che gruppo hai trovato? Mi ha fatto molto piacere vedere le ragazze, tante di loro le conosco già e sì, si vede che hanno lavorato duro e in questi giorni comunque mi hanno anche raccontato un po' che come si trovano e che si sta creando il nuovo gruppo per la nuova stagione, quindi non vedo l'ora di tornare dopo le mie vacanze e comunque di iniziare a integrarmi anch'io. Kate, buon riposo allora e ti aspettiamo presto per una nuova stagione da vivere insieme. Grazie, mi raccomando, continuate a seguirci che secondo me vi regaliamo ancora tante emozioni.